Come si fa a decidere qual è il prossimo passo da fare con il tuo business? Il punto è che come imprenditori quello che succede è che siamo dei creatori e come creatori non riusciamo mai a stare fermi. Ogni giorno parte un'idea, ogni giorno parte un treno. Quindi come si fa con tutto questo fioccare di idee a decidere qual è la prossima cosa su cui concentrarsi e come si fa a continuare a concentrarsi su quella cosa senza venire distratti dalle altre mille idee, mille cose che ci potrebbe e che ci vengono in mente di fare. Dunque, il modo in cui lavoro io è che cerco sempre di avere in mente qual è la mia prossima grande cosa. In ogni momento ho sempre una cosa, che è il mio progetto attuale, il mio progetto corrente, quello di cui mi sto occupando e che per un certo tempo, possono essere 2, 3, 4, 5, 6 mesi, a volte anche un anno, è ciò di cui mi occupo. Quella è la mia prossima grande cosa. E poi quello che succede è che nel momento in cui si arriva in fondo a una prossima grande cosa, a un progetto, io mi pongo il problema, ci si pone il problema di qual è la prossima di cui occuparsi. E il modo, il sistema che utilizzo per andare a cercare qual è la prossima grande cosa di cui occuparmi è di voltarmi indietro, ripercorrere il cammino che mi ha portato fino a qui, ripercorrere la serie, la gradinata di piccole grandi cose che ho fatto fino ad ora e mi pongo la domanda: qual è il prossimo ovvio passo successivo? Qual è la prossima cosa di cui mi devo occupare? E quello è il criterio che utilizzo per decidere il prossimo passo, per decidere la prossima grande cosa di cui occuparmi. E detto questo, essendo dei creatori, quello che succede è che comunque continuano a fioccare le idee, comunque continua a venire il desiderio di fare altre cose. È normale, è assolutamente normale. E quello che faccio è che tutte queste idee che mi vengono di possibili potenziali progetti, non è che li butto via, ma li accantono in quello che chiamo il serbatoio delle idee. Mi creo un serbatoio dove metto tutte le idee possibili, tutte le possibili prossime grandi cose che farò, e che magari a un certo punto deciderò di realizzare. Quindi la domanda da farti non è tanto quale di queste cose fare, ma è quale di queste cose fare prima. E nel momento in cui scegli una prossima grande cosa, hai a disposizione il tuo serbatoio delle idee da cui andarle a pescare. Quindi la mia prossima grande cosa è ciò di cui mi occupo regolarmente. Ripercorri per scegliere la prossima grande cosa di cui occuparti, ripercorri il cammino che ti ha portato fino a qui e utilizza il serbatoio delle idee. Io sono Marco Scabbia, se stai guardando questo video su qualunque luogo sul web che non sia il mio blog, vai su www.marcoscabbia.com e poi lasciami qualche reazione, lasciami un commento, condividi il post sui social, lasciami un mi piace e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarsi.